mai voluto mancare, così come non è voluto mancare anche attraverso i propri rappresentanti nel momento di realizzazione, di fondazione Zugana della sezione di Trento degli Alpini. Quando alle ore 20 17 alpini, 17 reduci, si trovano presso il bar Alla Clara per fondare, dare vita a questo gruppo che tutt'oggi lavora. Evo, diedero vita a questo gruppo, tutti questi anni, con molte iniziative importanti. Direi che possiamo cominciare con le cerimonie, e come tutte le cerimonie alpine, le tre bandiere, le bandiere del Trentino, la bandiera d'Europa e la bandiera di... Cominciamo dunque con l'onore ai caduti. Incontrino nel dialogo e nell'amicizia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Tu vuoi che gli uomini vivano in pace e lavorino per il benessere comune. Benedici questo monumento e queste corone, eretto a ricordo di chi ha dato la vita per la patria, ma benedici anche noi perché siamo uomini e donne di pace. Paradis.
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Per la riconciliazione dell'umanità tra gli uomini e degli uomini con Dio, in modo particolare per la pace nel mondo. Preghiamo per tutti questi focolai di guerra che ci sono, perché i potenti si mettano a sedere insieme e possano discutere sulla pace. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo un chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde? Parola di Dio. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Grazie al Signore e il suo amore per sempre. Al vedere la bonaccia essi gioirono per le sue meraviglie a favore degli uomini. Grazie al Signore e il suo amore per sempre.